due tiri liberi per Botti, 3:22 da giocare, 5-6 gli ospiti, 48 Basket Rovello. Veramente una partita di fuoco questa sera contro il Basket di Cerminate. Due tiri liberi per il nostro Luca Botti. Asciughiamo il campo per evitare poi scivoloni e infortuni sotto canestro. Giochiamo ancora con Lollo, Boss e Mosca, e con i lunghi Nicolas e Botti, che va ad apprestarsi a tirare il suo primo libero. Buono il primo libero di Botti, 4-9, 5-6. Forza ragazzi, crediamoci, mancano ancora 3 minuti, mancano ancora tantissimo tempo. È corto il secondo libero, recupera il pallone per Colzani, che dà subito il pallone a Molteni. Riva dimenticato dal mondo, Molteni non riesce a raccogliere il pallone per scaricare il pallone a Riva. Blocco fuori a Ricciolo per Riva, fuori ancora per numero 11 che realizza una bomba incredibile di Cardani, più 10 adesso Basket Cerminate, che vuole arrivare ai playoff. Botti, Botti, Cincischia, Botti, va in gancio, non va, Nicolas recupera il pallone, Mosca, Boss, Boss che poteva tirare, va in arcobaleno, molto bello, 5-9, 5-1, pressiamo, 5-9, 5-1, Basket Cerminate, Virtus Cerminate, fallo poi di Botti che ferma il gioco, 16 da giocare, ora va in bonus, ora va in bonus. Quarto fallo anche di Botti, dobbiamo trattenerci un attimo. Lollo contro Molteni, Riva che va in blocco, blocco anche di Colzani, sotto con Botti. Incredibile tiro che va dentro di Bernia, veramente un tiro assurdo. Mosca fuori per Bosch, deve andare a tirare, va in uno contro uno, non realizza, doppio palleggio da parte di Bernia che non viene fischiato, chiuso, ancora Bernia per Molteni, ora temporeggia la pallacanestro di Cerminate, Bernia ancora contro Nicolas. Cardani, ragazzi, non ci credono più purtroppo, manca ancora 1:43, giocano a 2 e poi non realizzano, corriamo ragazzi, forza, corriamo, fallo su Mosca da parte del numero 18, no, da parte del numero 13, due tiri liberi, chiamiamo poi schema rosso, 6-1, 5-1, siamo sotto di 10, purtroppo la partita ci è scappata un attimino di mano grazie a un paio di decisioni arbitrali veramente contestabili. Buono il primo libero di Mosca, due falli, un antisportivo e un tecnico a Davide Terragno, veramente inesistenti, hanno dato due possessi e quattro tiri liberi ai ragazzi di Cerminate. Buono il secondo libero, cambio nelle file della pallacanestro di Cerminate, esce il numero 11 e rientra Gatti con il numero 10, ora giocano loro con tre piccoli e noi ci adattiamo al gioco, pressiamo, pressiamo, siamo in zone press super, 30, 1:28 da giocare ancora, porta palla Molteni, Molteni per Colzani, Colzani per Gatti, sportella Pancio, sportella Nicolas sotto, arresto e tiro di Bernia che la butta fuori, Bottinelli fa fallo tagliando fuori palesemente numero 18 Colzani, andrà due tiri liberi, quinto fallo di Botti, rientra Pancio per questa ultima frazione di tempo, rientra Pancio per queste ultime minute 13, primo libero va fuori di Colzani, possiamo ancora crederci, possiamo fare un paio di bombe e riportarci vicini, siamo a meno 8, con questo libero andremo a meno 9, abbiamo poi due possessi, tre possessi da giocare, vediamo di giocarle al meglio, di cercare di liberare Lollo, fuori Davide, Nicolas, forza Lollo, arresto e tiro di Lollo, vediamo una bomba di Lollo,
che cerca invece di ubriacare i giocatori. Boss arresta tiro, è sputato dal ferro, peccato. Lollo va a commettere fallo su Bernia, che tiene il pallone, lo nasconde molto bene e andrà a fare due tiri liberi che purtroppo verranno realizzati. Bernia veramente una mano in grande categoria. 6-1 gli ospiti, 53 i nostri. Due liberi per Bernia. Buono il primo libero di Bernia. Butta la pasta Piero, che ormai la partita è finita. I ragazzi di Seminato hanno giocato nettamente un'ottima partita, molto meglio. Noi siamo stati a tratti concorrenziali con loro. Dobbiamo ricordare però ai ragazzi di Cermenate che il trofeo Malacarne è stato vinto da noi, e quindi il nostro Malacarne vale molto di più di questa partita. Lollo, blocco per Lollo che va in bomba di Lollo che non va, questa sera non è serata proprio, peccato. Allora Mosca va a fare fallo sul numero 12 Molteni, saranno altri due tiri liberi con 49 da giocare. Ora basta, fallo sistematico non serve più perché non riusciamo a realizzare tiri da tre, quindi peccato, siamo sempre in terza posizione. I ragazzi di Cermenate sono ancora indietro, sono in quinta posizione. Vi auguriamo di arrivare ai playoff, anche se Ebro Basket Milano è una gran bella squadra e comunque dalla fila da torcere. Buono anche il secondo libero, 6-5-5-3, 49 da giocare. Continua la pressione della pallacanestro di Cermenate. Mosca va dentro, Lollo fuori, finta la bomba e poi la fa. Finalmente bomba di Lollo, 5-6-6-5, fallo di Mosca, ancora sul numero 12 che ha una buona mano e quindi farà ancora due tiri liberi. Molteni, Marco, 1978, 35 anni di giocatore, ancora a grandi livelli in Serie C2, in una bella squadra. Due liberi, 41 da giocare, un paio di bombe di Lollo ci porterebbero pari. Secondo libero, primo libero buono, più 10 Cermenate. Corto il secondo, Pancio, boss, arresto e tiro il boss, fuori per Nicolas, per Mosca che scarica per Pancio che va a realizzare da sotto, 58-66, facciamo ancora un fallo sul numero 12 che tira bene i liberi e quindi saranno altri due punti facili per loro, la danno a lui che ha ottima mano. L'allenatore Aiolfi deve dire qualcosa ai suoi. 28 al termine, 6-6-5-8. Buono il primo libero, 6-7-5-8. Noi abbiamo segnato sotto i nostri standard e quindi abbiamo perso questa bella partita, veramente giocata molto bene in modo nettamente superiore da parte dei ragazzi di Cermenate nei momenti decisivi. Hanno saputo. Mosca, arresto e tiro di Mosca, fallo su Mosca che non viene fischiato, sputato fuori il pallone. Finisce così la partita. Finisce la partita, vogliono dare un pallone a Bernia. Finisce così la partita. Bravi i ragazzi di Cermenate che espugnano il campo di Rovello per 68-58. Il risultato veramente bravo. Bello, bel risultato, esultano giustamente i cermenatesi, è stata una bella lotta ed ora, finita questa bella partita, ci ritroviamo sulle frequenze di Piero del Saronno tra 15 giorni per la partita con la seconda in classifica. Amici di Piero del Saronno, ci vediamo per le interviste, a più tardi. Bene, buonasera amici di Piero del Saronno, siamo con Luca Bernia, oserei dire uno dei top player di questa serata. Grande partita, grande intensità nei primi due quarti, tanti tiri liberi e tanta qualità veramente. Come hai visto i tuoi compagni innanzitutto?
Ma per noi era una partita molto importante, a prescindere dagli obiettivi stagionali, purtroppo a noi lontani, visto che i playoff sono irraggiungibili, per noi era una partita importante e l'abbiamo preparata molto bene e credo che abbiamo sfruttato al meglio quelle che sono le nostre caratteristiche. Certo, indubbiamente. Siamo molto contenti perché una partita del genere ci rende felici per quanto siamo migliorati, aumentano il rammarico però per forse un girone d'andata non giocata a questa altezza, però certo, purtroppo oramai si può dire poco adesso. Comunque molto, sta, molto sì, bene. Sì, ho visto dei tuoi avversari, ho visto tante sportellate con Nicola Sporro che ti anticipava veramente bene, però hai dato veramente tantissimo filo da torcere. Chi ti è piaciuto di più dei tuoi avversari, oltre a Nick, che ti è stato molto molto vicino, diciamo così? Vabbè, per Nicolas potrei spendere mille parole, visto che lo conosco da una vita, ci ho giocato insieme a Como, quindi forse è l'avversario che conosco meglio e che forse conosce meglio me. Loro sono una squadra, Rovello, molto compatta, gioca molto bene e su questo campo sono molto pericolosi. Fortunatamente abbiamo lavorato bene sul loro pick and roll, che secondo me con Mosconi e Lanzi è il loro punto di forza. Chiaro. E togliendo molti tiri facili sul pick and roll, gran parte delle difficoltà di questa partita le abbiamo risolte. Certo, no, veramente vi devo fare veramente i complimenti. Questo campo qua, come dicevi tu, è un campo molto difficile, l'avete espugnato in modo onorevole, avete sfruttato veramente tutte le nostre piccole peculiarità, i nostri piccoli difetti. Devo farvi i complimenti e io credo che vi rivedremo nei playoff, perché Ebrobasket secondo me ve lo mangiate quando volete voi. Sì, diciamo che purtroppo forse la matematica ci condanna. Sì. Come ti dicevo prima, paghiamo purtroppo un mese di novembre, a cavallo novembre-dicembre, con le 6 sconfitte consecutive che ci hanno tagliato le gambe. Perfetto. Noi siamo questa squadra fondamentalmente, quindi fortunatamente stasera usciamo contenti da questo campo, dobbiamo essere orgogliosi. Bene, in bocca al lupo per tutto, grazie di esserci venuto a trovare, alla prossima. Ciao, ciao. Massimo Aiolfi, head coach di questa bella, bella squadra, di questa bella pallacanestro Cermenate, raccontami la tua partita, come l'hai preparata e come hai visto i tuoi ragazzotti. Noi l'abbiamo preparata come la prepariamo ogni settimana, facendo le nostre cose, cercando di migliorarci. Io sono veramente onorato di allenare questo gruppo qui, perché oggi abbiamo dimostrato il nostro vero valore. Peccato che abbiamo all'inizio avuto tanti problemi fisici di tanti giocatori che non ci hanno permesso di lavorare in una certa maniera, ma i ragazzi hanno comunque continuato a crederci, abbiamo superato un momento difficile tutti insieme. E credo che oggi abbiamo dimostrato anche di poter fare una gran bella pallacanestro. Sì, avete giocato veramente con molta intensità, avete sfruttato molto bene la difesa su Mosconi, su Lanzi, sui pick and roll, avete giocato molto bene con i vostri lunghi che sono veramente forti, Bernia e l'altro di cui non ricordo il nome, Colzani, esatto, il numero 18 che ci ha fatto veramente, veramente blu. Complimenti per il vostro giovanissimo playmaker, che è un under, un 93 se non vado errato, che te lo stai... Anche Cardani. Due ottimi... Sì, noi abbiamo due ottimi under che stanno crescendo insieme alla squadra e la squadra sta aiutando loro a crescere, quindi quando c'è questa coesione tutto diventa più facile. È vero che noi abbiamo due lunghi di grande valore, ma è vero anche che abbiamo degli altri giocatori che li mettono in condizione di giocare come vogliamo giocare. Ci siamo creati una nostra identità. Ci stiamo togliendo tante soddisfazioni, devo essere onesto, ci hanno criticato in tanti, io sono sempre convinto che poi il lavoro paga sempre e questa è la mentalità che ho dato ai miei giocatori. Certo. Parlami un po' adesso dei tuoi avversari, ti sono piaciuti e chi ti è piaciuto più di tutti in generale? Ma diciamo che Rovello è una squadra che deve essere squadra insieme, perché se non riesce a essere collettivo poi diventa difficile vincere le partite, loro hanno bisogno uno dell'altro. E quando manca qualcuno c'è bisogno che gli altri si mettano a disposizione per fare qualcosa che non è nel loro DNA. Noi oggi volevamo togliere tutte le situazioni pick and roll e ci siamo riusciti, mi sembra, in maniera molto abbastanza, bene. Molto bene, abbastanza, sì, abbastanza positiva. Poi quando non entrano dei canestri poi diventa un po' tutto più difficile. Certo, chiaramente sì. Bene, io ti faccio veramente tanti complimenti per la tua bellissima squadra che è cresciuta, perché la ricordo
al Malacarne che è ancora in fase di lavorazione. Poi, come diceva prima il tuo giocatore, 6 sconfitte consecutive nel mese di novembre, tanto lavoro, però il risultato alla fine è premiato. Quindi sono contento che si veda questo tipo di lavoro che facciamo in palestra. A noi non piace tanto parlare, ci piace lavorare e dimostrare coi fatti quello che facciamo. Complimenti, ci vediamo l'anno prossimo sicuramente. Grazie, ciao. Andrea Bosa, detto il boss, questa sera sconfitta contro una grande Cermenate. I tuoi ragazzi, come hai visto i tuoi colleghi innanzitutto? Colleghi avversari o compagni? I tuoi compagni, prima di parliamo compagni, dei nostri compagni. Oggi male, se devo dire proprio male. Abbiamo interpretato dall'inizio la partita forse nel modo sbagliato, perché loro sono partiti subito con, nonostante forse siano ormai fuori dai giochi per salvezza, per play-off, certo. Però si è visto subito, loro sono scesi in campo con uno spirito da derby. Noi ci abbiamo messo un po', però non siamo mai riusciti a trovare il modo giusto di approcciarci alla partita, perché ogni volta andavamo sotto, tornavamo pari, tornavamo sotto di 7, tornavamo pari, ma non abbiamo mai avuto la forza di andare avanti, dargli un break importante per andare avanti. Solitamente infatti noi il break lo facciamo nel terzo quarto, quando usciamo dalla strizzatina di Manuel. Questa volta la strizzatina di Manuel ci ha portato soltanto alla pari, ma poi loro, come diceva prima Iolfi, con il loro gioco di bloccare il nostro pick and roll, con il loro gioco di far girare molto bene il pallone, perché alla fine loro hanno girato il pallone in modo molto forte, anche se un paio di decisioni arbitrali qua a metà campo, il tecnico Davide Terraneo e l'antisportivo, secondo me ci stavano, ti dico, avremmo perso comunque, perché perché loro oggi hanno disequilibrato, perché hanno spaccato due azioni che stavamo facendo noi. Davide Terraneo qui è stato accusato di aver dato una palla in testa quando stava facendo rotazione. Vero, hanno sbagliato sicuro, ma io da giocatore non mi soffermo su questo, sì, perché certo, poi io lo posso oggi dire, dobbiamo solo farci un bagno di umiltà, riprendere certo. Lunedì con la solita intensità. Abbiamo avuto queste due settimane qua senza partita, di solito si dice la scusa di essere fermi, rimanca il ritmo. Non so se sia questo o no, però fatto sta che la prossima abbiamo già una partita ancora più importante con Cusano, e se vinciamo praticamente siamo ai playoff, dobbiamo solo concentrarci su quello. Resto complimenti a loro, perché si vede anche rispetto all'andata con l'ingresso di Colzani, hanno migliorato tantissimo in difesa, veramente, cioè ci hanno messo veramente in difficoltà, forse come pochi, forse Calolzio in questo campionato, sì, esatto. Poi hanno trovato canestri di talento con Riva, con Bernia, giocatori di grande livello, certo, categoria. Tanto di cappello a loro, e noi niente, tornare a lavorare bene. Boss, ci vediamo tra 15 giorni qua contro il Lierna e poi ci vediamo a Cusano con gli altri ragazzi. Ciao, grazie tante, ciao.